di concessioni demaniali che vedo giù al terminale della sala. Li saluto, li ringrazio anche per la compostezza del loro atteggiamento, per un atteggiamento che stanno portando avanti giustamente per una battaglia, per una rivendicazione che non è solo personale, di un intero settore. A loro dico che stamattina, che è stata un po' la sessione politica, se vogliamo, con le istituzioni, il problema, il tema delle concessioni balneari, il tema della direttiva Bolkestein, ormai, ripeto, l'ho detto stamattina, quasi tutti siamo diventati tecnici della questione perché se ne parlava un anno e mezzo, è un tema centrale perché riguarda 36.000 imprese, perché riguarda il presente e anche il futuro del nostro turismo balneare, che è il turismo, che è il settore turistico, il prodotto turistico di maggiore traino per l'azienda turistica Italia, perché c'è un percorso che abbiamo iniziato da tempo e si è detto anche che rispetto alle esigenze che ci sono e alla necessità di trovare una soluzione che sia una soluzione possibile, cioè compatibile con quelle che sono i livelli istituzionali che devono giudicare quella soluzione. Io ho detto anche, e lo ribadisco qui, che occorre tanto rigore, tanto serietà e tanto rispetto per le imprese e quegli imprenditori che hanno fatto tanto e continuano a fare tanto e che oggi, da un momento all'altro, si sono trovati nella situazione peggiore in cui si può trovare un'impresa, soprattutto quando quell'impresa è per lo più familiare, e c'è la situazione di incertezza del futuro. Stamattina abbiamo parlato, o meglio, più che parlato di soluzioni tecniche, perché sapete che ci sono questioni che vanno avanti ormai da tempo, ne sono diverse. Abbiamo parlato del problema perché il problema non deve essere tolto, non deve essere tolto al problema la centralità nell'agenda politica del turismo e non solo dello sviluppo economico di questo paese. Su questo credo di poter avere la credibilità per dirvi che nessuno farà un passo indietro nello stare sul problema, nel far sì che il problema non venga sottovalutato, nel far sì che il problema non diventi un problema su cui fare propaganda, ma per far sì che il problema sia un problema che diventi di tutto. Da qualche tempo, al di là di alcune confusioni che comunque ci sono, perché il problema anche tecnicamente ha delle peculiarità e delle particolarità che lo rende oggettivamente complesso, da qualche tempo c'è una novità fondamentale, chiamiamola così, c'è un atteggiamento diverso, c'è una sintonizzazione complessiva di tutti i livelli istituzionali sul problema. Le regioni, forse per prime, non è una stata rivendicazione, ma è un dato, forse per prima hanno compreso che era un problema non sottovalutare, oggi ci sono i sindaci, oggi c'è il governo, ci sono atti ufficiali che stanno sul problema ed è chiaro che è un problema che va discusso anche ad un livello superiore, cioè con l'Unione Europea, però se ieri, fino a ieri, la luce in fondo al tunnel era fioca, oggi comincia a essere un po' più luminosa perché siamo tutti quanti a combattere la stessa battaglia, sperando di arrivare ad una soluzione positiva per voi principalmente e per il turismo italiano. Su questo lo dico come assessore Abruzzo, ma lo dico come coordinatore, sapendo e interpretando quello che è il pensiero di tutti gli assessori. Da parte nostra ci sarà lo stesso, anzi ce ne sarà di più, impegno che c'è stato fino ad oggi. Io vi ringrazio, ripeto, per la compostezza del vostro atteggiamento. È giusto che voi siate qui, è giusto che voi testimoniate la complessità del problema. Quello che ci terrei a dirvi è che non siete stati soli fino a ieri, non lo sarete fino a domani. Andiamo avanti perché comunque cercheremo di trovare la soluzione migliore per voi e per il turismo. Adesso credo che sia, eccolo qua, non lo ritrovavo Paolo, da ultimo ma non ultimo, il direttore generale Eni, che giustamente mi ha detto vabbè, però io non posso.